beato padre e fratello nell'Episcopato, popolo tutto di Dio, aiutatemi a lodare l'Altissimo Onnipotente Buon Signore e a farlo attraverso il suo Spirito, fonte d'ogni carisma. Gesù è con noi stasera in questa Pentecoste. Sì, è la festa delle primizie. La nostra storia viene da lontano, da quando ai piedi del Sinai Israele antico cessò d'essere un gruppo di fuggiaschi e divenne popolo in virtù della parola di Dio che dà una meta e gli strumenti per raggiungerla. È come la ringhiera del ponte della storia che serve per non farci andare fuori strada nel baratro dell'indecisione, come insegnava dalla Verna il grande Bonaventura. Non basta d'essere affrancati dalle molte schiavitù del tempo presente, dalle miserie che insozzano la cronaca, dalle ideologie e i comportamenti che contraddicono le nostre scelte cristiane, eppure trovano applauso anche tra i fedeli cattolici, dalla volontà di privilegiare il proprio interesse particolare a danno della carità. Occorre anche a noi essere liberi, se vogliamo essere quella stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, descritta da Pietro nella sua prima lettera alla Chiesa intera. L'antico popolo di Dio, proprio quest'oggi, felice combinazione, celebra Shavuot, la festa delle sette settimane, perché oltre all'esperienza di Pasqua occorre portare al Signore i frutti, le primizie di questa esperienza pasquale, non già gli ortaggi, i raccolti e gli agnelli dei greggi. Il Signore cerca la nostra interiorità, non si compiace delle offerte esteriori, chiede invece una adesione a Lui nel cuore. Qual è la nuova alleanza? Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. C'erano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo, gli apostoli e Maria si resero conto che stavano vivendo il rimedio al danno della Torre di Babele. Il dono dello Spirito che oggi ci fa diventare di molti popoli una nazione sola. Tutto quello che contraddice questo disegno di Dio è peccato. Tutti comprenderanno nella propria lingua quella della carità
che attraverso il dialogo, il nuovo Israele ha una bella notizia da dare al prossimo, il Vangelo, che diventerà credibile se alle parole questo popolo saprà aggiungere i fatti. Intanto lodate con me il Signore. Questa Pentecoste 33 adulti ci chiedono il dono dello Spirito, non per adempimenti in vista di sacramenti da celebrare, ma come condizione di vita cristiana matura. È un dono che io non ho meritato e che questa Chiesa ha ottenuto dal Signore. In qualche modo percepiamo stasera quella meraviglia che fu degli apostoli della prima ora quando all'annunzio della resurrezione di Cristo migliaia divennero cristiani. Non capirono perché, non capirono come, ma di fatto così avvenne. La nostra Chiesa è accorsa in cattedrale per offrire la primizia di un percorso nuovo che vogliamo presentare al Signore. Si riparte ancora una volta per annunziare il Vangelo ad ogni creatura. Che siamo venuti a fare? A contemplare la Chiesa, dono di Dio, il mistero della Chiesa, che ha una dimensione sacramentale al di là delle nostre azioni, dei nostri comportamenti, dei nostri modi e delle nostre povere umanità. Nelle antiche cattedrali pendeva la scritta opera per dire a chi appartenesse l'architettura del luogo. Noi stasera riconosciamo che è opera di Dio quanto è avvenuto in mezzo a noi. A Lui noi apparteniamo. Dio non ci ha salvati individualmente. Il rifugio nelle devozioni personali è a condiscendere la tendenza del mondo che punta sull'individualismo. Noi non siamo individui, siamo persone e persone a cui Dio chiede d'essere responsabili. Stasera tocca passare dal progetto al cantiere. 3 anni fa provammo a pensare un sinodo diocesano dopo 83 anni per ascoltare questa Chiesa, giacché lo Spirito non parla solo a me, ma a ciascuno dei suoi figli. Ascoltare questa Chiesa purché abbia voglia di rimettersi in cammino. Massimo 14 mesi di preparazione, grazie, un coinvolgimento di un insperato numero di fedeli attraverso i media, i social e soprattutto attraverso Skype, nei collegamenti con la televisione diocesana di Tele San Domenico. Sono stati alcune decine di migliaia. Poi la seconda fase del sinodo, lo ricordate, la celebrazione. 42 circoli minori,
più i circoli maggiori, le congregazioni generali, i periti, il comitato di redazione del testo finale, oltre 500 persone coinvolte. E non volete con me ringraziare il Signore? Dalla festa della Madonna del Conforto 2018 a quella del corrente anno, come un grande laboratorio di idee nella ricerca della volontà di Dio, siamo giunti a un accordo. Stasera, udito il parere positivo della sede apostolica, promulgherò il Liber Synodalis, cioè quel che avete deciso con l'aggiunta di una fotografia della nostra Chiesa nelle sue strutture e nei suoi modi, e con l'aiuto che la Gregoriana ci ha dato perché si esprimesse in canoni quanto era stato deciso, dalla comunione col Papa alla comunione tra di noi. 836 paeselli. Eppure noi vogliamo una Chiesa comunità, missione e ministero. Il diritto sia al servizio della teologia, non viceversa. Come si fa a fare tutto questo? Alla scuola di Maria, icona della Chiesa, come ci ha insegnato ormai tanti anni fa il Concilio Vaticano II. Chi è Maria? Fu la donna dello Shema, dell'ascolto. Dall'ascolto alla fede. La tradizione toscana rappresenta la Santissima Annunziata all'incontro dell'angelo Gabriele con la Bibbia in mano. Il legame con la parola di Dio la fece libera e forte. Ecco il progetto. Capaci ciascuno di noi di interloquire con Dio, offrendo noi stessi. Maria lo fece perché la parola potesse incarnarsi. I Santi Padri dicono che la Chiesa deve provare a fare altrettanto. Il grande Agostino commenta: se fu beata per aver concepito il corpo di Cristo, lo fu maggiormente per aver accettato con la fede il Cristo Signore. L'angelo cita le profezie che ella legge e lei si rende conto che proprio in quel momento si avverano. Ti puoi fidare di Dio, ce lo vogliamo ripetere gli uni agli altri. Ci possiamo fidare di Dio. La seconda nota che i monaci medievali amavano rammentare di Santa Maria e la sua capacità di essere sempre pronta a imparare. Maria è l'esempio per la Chiesa di un doveroso, progressivo cammino interiore. Amici e miei, se non formiamo i formatori e non arriviamo a formare le coscienze, andremo dietro la comunicazione dei social, non quella del Vangelo. Tocca a noi formare. Maria impara a conoscere sempre più Gesù. Come? Accompagnandolo dal concepimento alla Pentecoste, e serbava, dice Luca, tutte queste cose tenendole nel suo cuore. Dunque il problema fondamentale della Chiesa non sta nell'individualismo pio e neanche
nella ricerca di chissà quale situazione alternativa al presente. Noi dobbiamo gratitudine che la Chiesa attraverso questo presbiterio ha portato la fede fino a noi. Ma ora ci inquieta ancora ciò che Matteo pone sul labbro di Gesù: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questo è per me fratello, sorella e madre. Ecco Maria, icona della imitazione di Cristo. Ancora, per finire, la Santa Madre di Dio è un libro aperto per la Chiesa. Conforta gli apostoli nel cenacolo, in attesa della Pentecoste, riducendo le loro paure, dando certezza che arriverà il dono dello Spirito, perché Dio non promette mai in vano. E con la Chiesa nascente nel giorno di Pentecoste è il modello compiuto del disegno di Dio nell'Assunzione, ma soprattutto perché non proviamo a imitare lei che, appena consapevole d'essere la madre di Dio, con rischio affronta tutto il cammino per raggiungere Elisabetta, che aveva bisogno. Chi è nel bisogno è il riferimento che ci fa essere cristiani. Mentre dunque si passa dal progetto del Sinodo al cantiere per realizzarlo, dal Liber Sinodalis al piano per la sua progressiva attuazione, questa Chiesa chiede alla Madonna di volerci confortare ancora. In terra aretina parlare del conforto della Madonna è un modo per noi davvero consueto. Su tutto prevalga la nostra disponibilità a collaborare con Dio, la grazia. Maria, che dal cenacolo conforta gli apostoli, conforti anche noi in questa opera santa che è provare a edificare la Chiesa anche nei tempi nuovi. Ancora in diretta dalla cattedrale di Arezzo in questa vigilia in preparazione alla